Comunque fa piacere riscontrare che in questa piazza c'è un pezzo consistente e importante della nostra categoria. Sciopero dei taxi in tutta Italia nonostante l'accordo sulla bozza di decreto con il governo. Le sigle sindacali però si sono divise. Uritaxi sin da ieri aveva annunciato infatti che non avrebbe partecipato all'astensione dal lavoro. Un'adesione quasi totale, quella di oggi, ribadiscono le principali sigle sindacali che hanno aderito alla mobilitazione, come quella della capitale a Piazza Venezia. Questa bozza di decreto, ribadisco, è un passo avanti, ma non sufficiente, anche perché contiene delle criticità e comunque sono delle norme transitorie, perché saranno norme che poi saranno comunque modificate o cancellate quando arriverà la legge delega. Da Roma a Milano, passando per le principali città italiane, le auto bianche si sono fermate per protestare appunto contro un emendamento del decreto legge mille proroghe che sospende fino al 31 dicembre del 2017 una serie di norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea. Nemico numero uno rimane Uber. Uber, di nuovo il Tribunale di Torino ha deciso in Corte d'Appello che viola le leggi italiane e quindi ha sospeso Uber Pop a tempo indeterminato. In tutto il mondo Uber viene condannata nei paesi più industrializzati perché viola le regole nazionali dei paesi dove opera. E quindi noi siamo convinti che se le tecnologie devono essere applicate, ma devono comunque rispettare le leggi, i regolamenti del paese dove si opera. Ma per quale motivo i tassisti sono sul piede di guerra? Uber non paga le tasse in Italia. Se le paga i dipendenti, e ce ne ha 4 dei dipendenti in tutta Italia, paga 4 F24 e specula su 1000 NCC al 25% di commissione. Nemico numero uno rimane l'utilizzo maldestro dell'NCC. Uber poi è uno di quelli che lo sfrutta, ma domani ce ne potrebbero essere altri 3 o 4 con nome diverso. E sono in molti a dire di non riuscire a vivere in questo periodo di incertezza. State pensando di fare, vi architettate un incontro